Buon pomeriggio amici e amiche del titolo tv in questo studio sott'acqua insieme a una sorridente Enrica Leone, ormai la regia diciamo, ha fatto dei gran lavori in questi ultimi due giorni, gli ho chiesto un restyling, è riuscita a farmela, grazie, Complimenti. spero che non abbia da soffrire poi per reumatismi visto che mi hanno schiaffato dentro una campana in acqua ma comunque alla fine siamo messi così. Ciao Enrica, grazie di, di essere venuta ancora una volta in trasmissione perché vuol dire che hai lavorato in settimana trovando dei buoni ed ottimi argomenti televisivi. no? Ho lavorato, ho lavorato e, e oggi in realtà diciamo che piano pianino eh, qualcosina si sta muovendo nel senso che... Eh, Abbiamo mh, la ripresa uh, questa settimana di alcuni programmi dell'intrattenimento di Rai 1 e sto parlando di Vieni da me e uh, dell'eredità. Uh, diciamo che ovviamente è stata una partenza un po' insordina, quindi chiaramente. Eh, insomma poi vediamo, vedremo nei prossimi giorni come, come andrà in realtà vieni da me non ha fatto altro che proseguire così come stava lavorando prima della chiusura totale perché già okay. comunque le misure di sicurezza essendo un programma in diretta o quasi sempre in diretta comunque insomma non è che sia cambiato più di tanto un po di differenza c'è stata per l'eredità perché noi siamo stati abituati a vederla normale un'eredità normale perché Abbiamo, avevamo dei, 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 delle puntate registrate prima che scoppiasse tutta l'emergenza quindi sono state andate in onda adesso c'è un pochettino di eh, stranimento proprio perché eh, si sta vedendo un'eredità completamente stravolta però eh, questi diciamo sono stati un pochettino i eh, rimaneggiamenti e le novità rientri eh, dei primi giorni di questa settimana da, da ieri a, a oggi eh, io però voglio parlarvi Si di... torna ad una normalità, si spera, no? Insomma, alla fine dei conti, Beh, anche se allora... 50 minuti di 50 minuti, scusami quasi 50 giorni di, di clausura hanno un po' in nel, incarnato nella gente un po' di timore quindi si esce un po' a tentoni ancora eh? beh, beh è giusto che sia così perché mm. non è un Tana libera tutti anzi non sì, è cambiato praticamente che... nulla ecco, non, è stata soltanto aggiunta un, diciamo una libertà in più alla quale io avrei fatto sinceramente a meno però vabbè diciamo che non è cambiato poi più di tanto quindi insomma no, si va a il virus è tanta, ancora tra e... noi il vaccino non è stato ancora del tutto trovato esatto, esatto. e quindi insomma i contagi ah, sono insomma, non, è, sono... non è sparito nulla infatti mm. eh, si sta tentando di ritornare a una pseudo normalità per alcuni programmi di intrattenimento per riempire il daytime però con tutte le precauzioni del caso eh, quindi assenza di pubblico distanziamento studi praticamente mezzi vuoti eh, pochi tecnici al lavoro, quindi insomma sostanzialmente sono semplicemente tornati alcuni programmi seguendo le linee guida di, degli altri programmi che in realtà non hanno mai smesso di funzionare, quindi non è che si è cambiato più di tanto. Però eh, qualche cosa di nuovo ce lo abbiamo in Casa Rai eh, e fondamentalmente solo in Casa Rai, perché Mediaset sta proponendo solo repliche di film o di fiction anzi no solo repliche di film e, eh, in, e intrattenimento mh, vecchio insomma quindi vecchi eh, programmi di intrattenimento ripristinati scusami eh. se ti interrompo ma io ho oh, oh, cioè, la regia io la ringrazio di avermi fatto uno studio nuovo ma vedermi schie alla schiena un, un pesce spada cioè uno squallo mm. non è che sia il massimo eh cioè, no, vabbè, andiamo avanti. Speriamo che regga eh, bene la finestra, eh, giusto per curiosità. Eh, eh, dicevo che eh, in realtà qualche cosa di nuovo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo su eh, Rai 1 il giovedì sera. Eh, Luca Argentero ha lasciato il posto ad Elena Sofia Ricci, che a sua volta ha dismesso i panni. Eh, di eh, Suor Angela solo momentaneamente per vestire quelle di una donna estremamente forte. La regia mi può mandare, credo non so se abbiamo la foto, eccola qui. Eh, sono, in realtà queste sono cinque donne: sono le cinque protagoniste di questa serie. Eh, in realtà questa serie doveva andare in onda di domenica, seguendo un filone, una linea continuativa di racconti di donne estremamente forti. Eh, poi si è deciso, di, eh, appunto a seguito dell'interruzione della a metà di Doc, di mandarla in onda il, il giovedì sera. Eh, protagonista Elena Sofia Dici è una storia veramente particolare perché è un, um, un mix di eh, fiction eh, tradizionale unita alla, al thriller, al giallo, eh, eh, racconta la storia di questa donna che eh, scopre che il marito, invece di lavorare come eh, musicista sulle navi da crociera, eh, si è rifatto praticamente una, una vita altrove. Con una compagna e con una figlia, con un figlio appena nato, eh, quando però in realtà lei è la madre dei suoi tre figli adulti. Quindi, insomma, eh, quindi da lì nasce una sorta di eh, mistero attorno alla fine di quest'uomo. Perché lei fa credere a tutti che quest'uomo sia morto. Eh, si vede lei stessa eh, appiccare un fuoco alla capanna, alla capanna, al bar sul mare. Dove che lui si è costruito per, per, per lavorare e, e diciamo che aleggiano i misteri in questa serie. Tra l'altro è ambientata a Napoli, è una città meravigliosa eh, con, dei luci, con delle luci, con dei colori fantastici. E, e la sua storia parte proprio dal ritorno in Italia e dalla necessità di doversi reinventare perché ha un mutuo sulla testa, è stata licenziata e quindi decide di eh, inventarsi una, uno street food particolare con delle api, andare in giro per la città per vendere solo ed esclusivamente sartù di riso, eh, specialità napoletana. Mm. E, e quindi parte con delle api? Un... Sì, con le api, con le moto. -api. Ah, ah l'apecar! Le è Moto Ape, ah, okay, okay, okay. Eh, quindi una Moto Ape itinerante eh. che non è altro appunto che eh, una Moto Ape particolare perché poi è come se fosse un, un piccolo fu furgoncino da street food e parte questa avventura con queste amiche che alcune sono una sua cognata, le altre sono ex compagne di lavoro mm. eh, e, e, e quant'altro e parte questa sorta di rinascita, di, di rivincita personale eh, però sempre costellata da quella, quel mistero, quella, mh, quel, quel mistero che viene anche dal passato della protagonista che si chiama nella storia si chiama Laura Ruggero e, ehm, ed è davvero una storia con tantissime potenzialità, un racconto diverso da quello a cui siamo abituati nelle fiction con protagonista la, la Ricci poi ovviamente insomma noi eh, tutti negli ultimi anni l'hanno identificata con il personaggio di Suor Angelen che Dio ci aiuti quindi è anche proprio particolare vederla cimentarsi in questo progetto diverso ma è un progetto mh, che veramente fa, fa, uscire, fa, fa uscire la storia di una donna forte resiliente che cerca di ricominciare da capo eh, al di là ovviamente poi dell'aspetto dell di mistero, dell'aspetto giallo che aleggia intorno a questa, a questa serie televisiva, il pubblico, tra l'altro, l'ha accolta benissimo: eh, più di 7 milioni di spettatori nella prima puntata, è calata un pochino nella seconda, ma non tantissimo: siamo sempre quasi sui 7 milioni, quindi insomma. Ehm, è davvero una fiction, secondo me, potente. Sono 12 episodi, quindi 6 puntate, da 50 minuti ciascuno. Quindi, insomma, è, è, è una fiction che ti eh, accalappia, ti, eh, ti ipnotizza un po', proprio perché è un po' diversa dal solito. C'è tantissima carne al fuoco che nella prima puntata aveva lasciato spiazzato un po' i telespettatori, perché non, sai, molto spesso non si guarda al di là del proprio naso, no? quindi si giudica subito senza, senza poi andare ad approfondire. E, e tutti quei dubbi che avevano in qualche modo preso in ostaggio i telespettatori nella prima puntata, leggendo un po' i commenti su Twitter, eh, poi in realtà sono stati già dissipati nella mm -hmm. seconda, quindi insomma, eh, poteva destare qualche eh, perplessità, proprio perché è diversa dalle altre serie televisive. C'è de davvero dentro di tutto, eh, c'è davvero dentro... Tanti, sono davvero tante storie al loro interno e, e la possiamo catalogare in realtà non come una fiction allegra, tra virgolette, come potrebbe essere che Dio ci aiuti, ma un vero e proprio racconto di dramma familiare. Però nonostante questo al suo interno ha delle componenti che... Diciamo che questi è... sono prodotti, comunque precisiamo, questi sono prodotti pre-registrati, pre-coronavirus, insomma alla fine... Sì, sì, eh, sì. Quindi tutta sono delle cose tutta... che eh, hanno fatto non prima. Non c'è nulla in, 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 in cani, No, ma questo pitture, sai perché cosa? Per precisare che comunque ci sono dei prodotti effettivamente che avvengono alla ribalta oggi, no? dove i contenuti scarseggiano per una questione di produzioni, che sono anche a, di alto gradimento, no? a, anche alto, di alta qualità. Beh, ma in realtà la fiction ride sempre, mm. non ha mai avuto dei seri problemi. Questa fiction doveva essere tranquillamente mandata in onda in questo periodo, e così è okay. stato, semplicemente si è cambiata la, la, il giorno, non più la domenica ma il giovedì, per supplire alla mancanza di Doc, che per l'appunto lui sì che ha dovuto interrompere, Argentino ha dovuto interrompere le riprese mm. proprio mm. perché. Per le emergenze, quindi sono andati da solo quattro puntate. Eh, la RAI ha nel cassetto altre serie televisive pronte, ma non le sta mandando, non le, sta, Beh, non le, non le vuole sprecare adesso, anche perché comunque siamo già a maggio. Tra un mese si chiude, si, si sarebbe dovuto chiudere il palinsesto eh, primaverile, quindi si sarebbe dovuto andare in braccio all'estate chiaramente e classicamente con delle repliche. quindi non avrebbe avuto senso sprecarle, anche perché altrimenti ci troveremo poi nei problemi a settembre. Mm, perché ci sono tantissime fiction, te ne cito due su tutte, eh, i Bastardi di Pizzo Falcone e eh, L'Allieva che sono state interrotte, eh, più o meno a metà lavorazione. Quindi sì, eh, potrebbe anche darsi che se si riuscisse in qualche modo a giugno a riprendere le produzioni lavorando tutta estate, ma non credo che gli attori abbiano dei problemi a lavorare tutta estate, però il problema è le tempistiche, quindi mm. sì, sicuramente sarà difficile vedere questi progetti che in origine doveva, sarebbero tutti andare in onda a settembre, effettivamente a settembre. Allora e la quindi, prevedo un tour di force eh, appena inizia tutto, tutta la fase del ciclo produttivo, mi, mi rendo conto anche eh. dalla redazione di quello che arriva con tanti eventi annullati. Ma che comunque si ha tutti la voglia di, di ripartire sì, il più velocemente possibile. Purtroppo però la voglia è un: un conto e la voglia, è un conto è la messa in sicurezza, quindi è inutile girarci intorno, mm. essere troppo ottimisti. Certo. Eh, si deve, sicuramente si dovrà ripartire in qualche modo, ma non lo si, non lo si, farà, non lo si rifarà a breve perché la messa in sicurezza eh, è, è, è al primo posto. Ed è sostanzialmente utopico pensare di chiudere tutti gli attori e la produzione in una sorta di mega bolla per nove mesi, che in genere è il periodo del, de, de, delle produzioni di fiction a lunga durata, eh, rischiando comunque dei contagi. E la per quanto riguarda le maestranze, sostanzialmente è più semplice perché loro possono lavorare in sicurezza, certo. ma un attore non potrà mai veramente lavorare no. in sicurezza perché non si potrà mai veramente eh, mantenere la distanza del metro e non, 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 lo, non si potrà mai essere sicuri in una scena con un bacio. Come altrettanto non è possibile eliminare tutte queste tipologie, tipologie di città? Dove c'è contatto, fronti, è un casino. Sì, esatto, è poi fronti, lo stesso discorso si. che sta nel, alla base poi dell'avvio, della ripresa o del congelamento del campionato di calcio. Dove c'è contatto, è diventato veramente difficile. Ma Senti, peggio, Colgo l'occasione un attimo per salutare tutti quelli che ci stanno guardando, da Maurizio, Gabriella, Mirko a Zeyenep. Quindi ci stanno guardando anche dall'estero. Ciao a tutti. Eh, no, è, è, è ancora più difficile per la, per, la, per la televisione, per la fiction, per il, per il cinema certo. perché non è pensabile. Perché poi c'è da pensare, c'è da ipotizzare il caso in cui uno di questi attori eh, risultasse nel corso delle riprese positivo, eh. il set si dovrebbe fermare. Cioè, eh, risulta davvero tutto complicato e di difficile gestione e di, di difficile sbrogliamento. Nel, Nell'immediato, mentre il, il mondo dell'intrattenimento in qualche modo può andare avanti, Ma certo, sì, eh, certo, lo vedi magari... da noi, no? lo vedi con le nostre puntate, in qualche modo comunque lo continuiamo solo... ad andare avanti. C'è anche un intrattenimento che si può fare anche a distanza. Ma assolutamente, ma anche no. i programmi, quelli più che, che ancora che tuttora stanno andando in onda. La stessa distanza che io spero che abbia quel pesce spada, che me, quello squalo che mi è passato prima di. <ride> cioè, sai eh. come è venuta l'angoscia! <ride> e quindi diciamo che comunque non è fondamentalmente eh, semplice. Mm l'intrattenimento lo è di più ma relativamente perché pensiamo a programmi come la corrida non potranno mai andare in onda eh. fino a quando non si potrà avere il pubblico in studio eh beh, certo, programmi, come ballando, parte... programmi come ballando con le stelle sarà alquanto difficile a meno che non si accetti la, 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 il ballare con la mascherina però eh, insomma mm. eh, è, 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 il ballo è uno sport Vero. e come non la si può imporre a uno sportivo a un podista è, e quant'altro non la si può imporre a dei ballerini che molto spesso finiscono un ballo completamente mm -hmm. senza fiato, quindi mh, insomma dipende dalla tipologia di eh, programma di intrattenimento. Mm. Però io eh, vorrei eh, fare un salto sì. ancora a Rai Play, questa volta, e parlare di quel grandissimo folle in senso buono di, che? di eh, Lorenzo Cherubini ah. Giovanotti, e del suo viaggio ed è il suo viaggio che mi sto voglio. mangiando con gli occhi tutti i video, non tra l'altro sono anche invidioso perché l'avrei voluto fare io Estremamente <ride> intanto ringrazio Gabriella per i complimenti, grazie, grazie ancora saluto anche Francesco e allora ovviamente dobbiamo precisare che questo giro mm. dalla, dal Cile fino all'Argentina è partito il 13 di gennaio e si è concluso a febbraio, prima ovviamente che scattasse eh, l'emergenza, mm. forse anche, cioè, è partito anche forse in concomitanza di quando si, si stava iniziando a, a scoprire questa emergenza in Cina, però comunque non aveva ancora toccato nessuno stato che non fosse la Cina. Okay. E che cosa ha fatto Giovanotti? Ha realizzato una sorta di docu serie eh, partendo appunto dal Cile con la sua bicicletta con una telecamera che più delle volte è un cellulare, credo che al massimo abbia utilizzato una GoPro, uh -huh. eh, e si è sostanzialmente ripreso completamente da solo. Si è ripreso in questo lungo viaggio che eh, lo ha portato ad attraversare zone eh, deserte, zone meravigliose del nostro, del nostro pianeta, appunto e che alla fine di ogni micro video che viene mandato su replay appunto ci, ci ricorda come in fondo non sia necessario cambiare pianeta che il nostro <ride> no, è, è bello così com'è va valorizzato è... e basta anche è... di più di quello che è, lo facciamo noi adesso, anzi a maggior ragione il fatto stesso del, dello stop del coronavirus, no? Alla fine ci ha fatto anche acquist acquistare consapevolezza di quanto sia pulita l'aria in un momento di blocco di tra del traffico. Che, no? adesso, che adesso, adesso svanirà. Finita. Arrivavano anche finita. delle notizie confortanti dal buco dell'ozono da alcune zone finita. del mondo che non erano riuscite neanche a vedere la catena dell'Himalaya, tale l'accumulo di smog che tramite generazioni se la sono dovute tramandare, capito? Cos'è che vedevano all'orizzonte? No? io spero che si finita. prenda. Purtroppo, eh, la lo so. purtroppo la tangenziale, qui, la tangenziale di Milano è già tornata a tempi Bologna. Anche Bologna, ogni tanto, anche Bologna si è, messo... è... è tornato tutto come prima. Eh, purtroppo in questo, in questo frangente eh, anzi forse è peggiorato perché le persone hanno paura di prendere i mezzi pubblici e quindi aumentano il carico Beh, di io ho già visto il divieto di entrata in alcuni mezzi pubblici soprattutto qui a Bologna dove c'è l'adesivo che dice se non, non entri se non hai la mascherina eh? Beh, sì, sì perché è obbligatoria mm. quindi ah, insomma eh, avrei... Comunque, Tornando Non Voglio Cambiare Pianeta, sono dei delle micro video, uh -huh. 16 puntate, da massimo 15 minuti ciascuno, un totale di circa, eh, appunto, insomma, poco. Non, non è un documentario molto lungo, eh, dove, appunto, si racconta in ogni, in ogni podcast, chiamiamolo così, dai. In ogni puntata viene raccontato un pezzetto del viaggio che porterà appunto Giovanotti dal Cile all'Argentina in modo assolutamente giovanottiano, quindi folle a volte, straparlante, mm. eh, <ride> ma è estremamente divertente. Ha alcuni tratti, alcuni, alcuni, in alcuni momenti, soprattutto in una delle prime puntate, mi ha ricordato un pochino Pechino Express perché. Eh, comunque, giovanotti si è trovato a, a, a cercare aiuto per, per un posto dove stare a dormire la notte e si è fatto eh, scorazzare in giro per la città da questo autista improvvisato che era appunto il proprietario dell'hotel, dove si è, si è fermato a dormire. e tutto sostanzialmente basato sull'improvvisazione e. Eh, eh, sul, sul percorso non, non, non c'è nulla di preparato, tant'è certo. che non sempre, mm -hmm. e questa forse è la cosa più bella che rende ancora più realistica la cosa: non sempre la qualità dell'immagine e dell'audio sono eccellenti. Eh, per cui per esempio eh, in alcuni momenti eh, c'è un forte vento che certo. impedisce, non un è cinematografica. Pulito, impedisce un audio pulito però è stato mandato in onda così a dimostrazione che non è stato assolutamente... Senza filtri dai! Senza filtri Beh, un po' come le nostre puntate perché io ho intervistato un cantante neanche due settimane fa. Che mi è entrato dentro la madre col telefonino, non si era accorta che il figlio stava in diretta. Ha cominciato a dire <ride> c'è la zia Maria che vuol farti i complimenti. Anzi, ha provato di salutarlo. <ride> Quindi, però, per mm. dirsi, è tutto real time. È un po' anche quello che ci siamo adattati oggi al momento e che comunque credo che traspare proprio quella quella. No? Dell'immagine in sé come se fossi tu in primo luogo a viverla? No? Esatto. Sì, è, diciamo che è davvero, in un momento in cui siamo comunque costretti a stare a casa nostra, nel, nella nostra, nel nostro comune, al massimo andare da qualche parte all'interno della nostra mm. regione, e che probabilmente molto realisticamente senza essere mh, troppo catastrofici, quest'estate sarà difficile poter immaginare di fare viaggi all'estero. Mm. Con, con godiamoci semplicità. la nostra nazione, un annuncio, un appello che faccio con semplicità. Ma abbiamo eh, una nazione, guarda, è spettacolo, eh? è spettacolare. Guarda, quindi, godiamoci la per nostra come sono messe le cose adesso. Sarà difficile anche poter muoversi in libertà tra eh, a regione e regione. Però, quindi, se si può, al di là di questo, di là di questo diciamo che eh, il, 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 il prodotto permette alle persone di in qualche modo. Eh, non lo so, eh, insomma, sognare un po'. Insomma, viaggiare stando comodamente seduti sul divano con uh -huh. una, una guida turistica d'eccezione, perché non a tutti capita di avere una guida turistica un po' pazza, cioè. ma è estremamente divertente come, eh, come giovanotti. Quindi, cioè. insomma, è, è davvero un, un prodotto che eh, è piaciuto davvero a tutti, ha messo d'accordo tutti. Non è artefatto, è semplice e puro. È, è genuino e quindi non, 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 ha, non ha nulla, è estremamente improvvisato, quindi non ha nessun, nessun difetto. E, peccato che ovviamente sia unico nel suo genere, quindi insomma non. Non credo che Giovanotti lo replicherà, a meno che non voglia Anche fare... Anche perché ci video. vuole della fatica a fare tutti quei chilometri, eh? Beh, a meno che... Insomma, Vabbè, è... lui ci ha sempre abituato, è... che è sempre stato allenato, insomma... Sì, eh, infatti. Sempre, abbiamo è... visto sempre con le grandi biciclette eh, esatto. tra le gambe che correva. Il mondo è... è grande, quindi non so, posso buttargli lì una... Una idea di non voglio... <ride> salute. Non voglio Non voglio cambiare pianeta. Secondo due. me è qua dentro. <ride> non voglio cambiare pianeta 2. L'America cost to cost sarebbe interessante ah, certo. approfondire. Mm -hmm. Ovviamente si tratta di cose che non possono essere fatte adesso. Lo stesso Pechino Express che prima citavo, per ora eh, sì, è confermato, però, insomma, non mm -hmm. si sa ancora da che parte iniziare, sarà molto difficile imbastirlo quindi insomma bisogna vedere un attimino eh, però insomma queste sono i, le, le chicche che ho recuperato questa settimana mm. e si fa, sta facendo sempre più difficile però mi auguro vabbè, di brava, potersi vabbè. trovare anche la prossima settimana a parlare di, eh, di qualche di qualche piccola novità sì va bene grazie io ti ringrazio ci diamo appuntamento la prossima settimana e poi, comunque, invito anche i nostri telespettatori ad andare sul titolo.it per leggersi poi i tuoi articoli, tutti gli approfondimenti che facciamo nel corso della settimana. Abbiamo, qualcuno forse se ne sarà accorto: abbiamo volutamente rallentato le pubblicazioni. Perché, sinceramente, di pubblicare coronavirus due punti o oh, evento annullato ci sembrava non incline con le nostre linee editoriali. Perché, insomma, alla fine, noi proponiamo sempre degli eventi particolari a livello nazionale, quindi vorremmo dare un qualcosa di positivo e continueremo a farlo anche con le nostre trasmissioni. Grazie ancora Enrica e ci vediamo la prossima settimana. Allora. Grazie mille a voi, alla prossima. Ciao.